nemmeno il tempo di archiviare la bella tre giorni di Coppa Europea piena di soddisfazione per le squadre italiane che torna in campionato. Due gli anticipi che si sono giocati venerdì e validi per la 27ª giornata. Nell'anticipo del tardo pomeriggio Sassuolo Spezia finisce 1-0. In serata invece la Algebis Stadium di Bergamo l'Atalanta supera per 2-1 l'Empoli. Højlund entra e firma il gol vittoria della Dea che torna a vincere dopo oltre un mese di astinenza. E dire che i toscani nel primo tempo erano passati in vantaggio con Ebuie. Nella ripresa ripetone nerazzurro pareggia De Rugna, poi Gasperini fa entrare il giovane forte attaccante danese che dopo pochi minuti segna il gol dei tre punti pesanti che consentono all'Atalanta di non perdere altro terreno del treno della Champions League.